Bravo con De Zal. Olen davanti ha preso l'attimo migliore per andarsene dal cancelletto. Così è Olen. Cerca di tenere il ritmo di... Ovviamente si stanno giocando il successo in questa edizione di Starcross, quindi sono loro due gli artefici di questa gara, loro due i piloti di Renault. Gauthier Bollen, passa Bollen dietro, distacco minimo, un secondo e mezzo, poi Zecchina, quarto morto, al quarto Rugenegger, dietro a Rugenegger, Jordi Dixier, quindi alle spalle di Dixier con il numero. Davide De Bortoli che trasferisce in Kevin Stravos, ottavo Tadelleo, De Zal abbastanza vicini, certi tanti, Zecchina sta tenendo Rugenegger alle prese con Giorgi. Rugenegger, ricordiamo, un pilota che mondiale corre con la squadra qui presente su KTM. Dietro a Beggi Tanelleok, ma attenzione perché davanti, congiungendo Bollen con Clément De Zal. Clément Bollen, De Zal, scusate, prova a forzare, ad allungare un po'. Così è Bollen. Arriva Bollen. Arriva De Zal. Veramente c'è il vuoto dietro di loro con Jordi Dixier in terza posizione. Quarto Simone Zecchina. Quindi Rugenegger scavalcato da Kevin Stravos. Rugenegger a questo punto per Simone Zecchina. Bollen, De Zal. È un po' quello che abbiamo visto in tutte e due. Onore a Gauthier Bollen, onore alla sua bravura, alla sua determinazione, non si è mai arreso, arriva adesso invece. Ed è per lui la bandiera a scacchi che lo decreta vincitore Starcross 2014, 31esima edizione. E allora adesso tutti al podio. Allora andiamo avanti con la premiazione. È Giovanni Pavesi, presidente del Stasio Nuvolari, l'uomo che ha fatto nascere Starcross, l'uomo che ha tenuto in piedi la pista, a premiare il pilota, ha premiato Kevin Stravos, adesso premia Clément De Zal. Ancora l'assessore Enzo Domini, grandi eventi e sport del comune di Mantova, a premiare il vincitore di Starcross 2014, Gauthier Bollen. Il terzetto che ha dominato questa edizione di Starcross.